video, torniamo su Star Citizen. Oggi vi voglio parlare di un buon fitting contro il PvE, cioè parliamo di bot gestiti dall'IA per la Cutlass Black. Secondo me veramente buono, divertente, vi divertirete veramente parecchio e molto efficace. Allora, andiamo su Ship Customization. Allora, trovate, eccoli qua. Allora, io ho tolto i badger, che sono delle armi laser, che vanno bene magari all'inizio, perché vi permettono di sparare a raffica, quindi anche se non siete molto precisi con la mira, qualche danno lo fate. Li ho sostituiti tutti e quattro con dei tarantola, che sono dei cannoni, quindi spareranno un colpo solo alla volta. Però veramente, veramente fanno un botto di danno, quindi vi divertirete parecchio. Con qualche nave piccola addirittura farete one shot, one kill, quindi veramente veramente divertente. Poi ne avete 4, quindi danni su danni. I missili, io preferisco i Rattler Cluster, ma vanno bene anche i Tempest, quelli che vi danno di default sulla nave, insomma. Più o meno vanno bene. Ecco qua, allora questi sono i cannoni che ho messo su Tarantula 870 MK3. Sono size 3, la Cutlass può mettere 4 armi size 3 sulle ali. Avevo preso anche la possibilità di togliere la torretta sopra, avevo preso un cannone size 4. Praticamente vi tolgono la torretta sopra, che è inutile se fate multiplayer o comunque contro le PvE, quindi contro i bot. E la volevo sostituire con un cannone S4, che dovrebbe essere stato veramente divertente in quel modo, però sembrerebbe ancora non funzionare. Allora, comunque, questo sono i tarantoli che vi consiglio di mettere. E i missili che vi dicevo sono questi, i cluster, questi io li adoro. Qui non si vede, ma su tutti questi buchetti praticamente ci sono dei piccoli missiletti. Quindi quando questo parte, arrivata a una certa distanza, cosa fa? Partono tutti quanti i missiletti piccoli e vanno a distruggere lo scudo della nave avversaria. Quindi partiranno 8 missili, vedrete questa nuvola di missili che gli va addosso, distruggono lo shield e entra il missile vero e proprio e va a fare danno, quindi secondo me molto 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 buoni. Non sono male nemmeno i Tempest come missili. Per quale motivo? Secondo me fanno meno danno, perché non avendo, come ad esempio hanno i Rattler, gli 8 missili che andranno a eliminare lo scudo, se prima non avete eliminato lo scudo, questo missile farà veramente poco danno. Però di buono hanno il target, il tipo di targeting, che non è né infrarosso né a calore, ma è cinetico, Kinetics Targeting Technology, cioè praticamente lui triangolerà la posizione della nave e è impossibile lanciare una contromisura per evitare questo missile, quindi sta tutto nella bravura del pilota, e questo è un punto veramente a suo favore. In gioco vedrete che c'è una sorta di antennina come quella del segnale del cellulare, quindi c'è il puntino con le varie tacchettine sopra. Quando c'è quel tipo di targeting lì, non è inutile che buttate via contromisure, perché sia le chaff che le flare non faranno assolutissimamente nulla, o perdete il contatto diretto con la nave che ve l'ha sparato il missile, oppure schivate il missile. Eccoci qua, raga. Primo obiettivo Gladius, un buonissimo caccia. Vediamo un po' come funzionano questi cannoni. Vi ricordo che gioco con una Cytec X52, quindi non è proprio facile colpire come col mouse, però è tutto un altro volare. Bella. Eccoci qua, ora proviamo contro la Cutlass. Obiettivo molto grande rispetto ai caccia, quindi molto facile da colpire. Purtroppo, ecco, appena uscito. A differenza di Elite Dangerous, qui dovete mirare voi sulle parti vitali della nave. Adesso proveremo a buttargli giù i motori. Sulla Cutlass è molto facile da fare, perché i motori sono molto grandi, quindi riuscire a colpire e quindi rallentare o addirittura fermare completamente la nave è molto facile. Sulla
su Elite Dangerous questa cosa viene gestita direttamente dal computer, c'è l'assistente alla mira, quindi voi gli dite voglio colpire, voglio che i colpi vadano a segno sul motore e automaticamente il mirino si sposterà sui motori della nave, cosa veramente, veramente molto figa secondo me. E un'altra andata. Adesso proviamo un sabre. Uno dei migliori caccia attualmente disponibili su veramente c'è veramente tantissimo shield, quindi veramente tosto da buttare giù. Siamo un po' in mezzo alla nave per muoversi. Le scuri più di altro ecco. Comunque ne fa parecchi, vediamo un po'. Questo che è un buco nero, vediamo un po', eccolo, wow, ho lasciato anch'io, prendiamo un altro Gladius.
Guardalo. Bello. Oh, un'altra M50. Con la Cutlass non è facile stare dietro alle cacce così veloci. Tanto un'ala gliela abbiamo portata via. Che bestia. Poi di manovrabilità gliela abbiamo ridotta. Bella lì. Che mi manca? Ah, un'altra M50. Questo ci divertiamo. Un metodo classico. Boom. Adesso dove si bagano. Ah, tranquillo. Bella raga, vi lascio con questa bellissima immagine della Cutlass. Al prossimo video. Ciao ciao.